Il Covid non ferma il rito del Venerdì Santo a Chieti. Certo, non ci sarà la partecipazione lungo il tragitto dei fedeli a causa della pandemia, ma la fede sarà rinnovata comunque con l'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, che porterà in processione la croce con il Cristo morto, stavolta dopo l'azione liturgica alle 17 dalla cattedrale di San Giustino fino alla Trinità. Il governatore dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, Giampiero Perrotti, aggiunge che saranno presenti nel piccolo corteo anche 3 rappresentanti dell'arciconfraternita, oltre al valletto con il labaro. Rete 8 anche quest'anno seguirà in diretta il rito del Venerdì Santo a Chieti dalle 17 sul canale 10 del digitale terrestre. Giunti alla Trinità verrà la benedizione, anche qui con il divieto di partecipazione dei fedeli. Sarà presente il sindaco Ferrara e un altro delegato dell'amministrazione comunale di Chieti. Ogni minimo dettaglio, spiega ancora Perrotti, verrà messo a punto nel corso di incontri in prefettura e questura. Considerata tra le processioni, se non quella più antica d'Italia, seguita da migliaia di fedeli provenienti anche da fuori regione che prima della pandemia si riversavano lungo le strade di Chieti per assistere al corteo scandito dallo struggente miserere di Saverio Selecchi, quest'anno si ascolteranno solo le note da balconi e finestre, e nell'intimo di ognuno ogni istante sarà vissuto diversamente, ma intensamente. Al suo posto, come risulta anche dal sito della diocesi, l'arcivescovo di Chieti ha deciso, d'intesa con le autorità civili preposte, di portare in processione un crocifisso. Questa è la novità rispetto anche all'anno scorso, dalla cattedrale fino al Sagrato della Trinità in piazza Trento e Trieste, dove ci sarà la processione. Quindi un percorso molto breve che unisce le due chiese attraverso Corso Marruccino. Innanzitutto, lo abbiamo detto, non è assolutamente previsto il popolo dei fedeli lungo le strade. Assolutamente no, sarà precluso l'accesso a Corso Marruccino in maniera rigorosa. Rete 8 seguirà l'evento a partire dalle 17 con l'azione liturgica dell'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, e poi l'arcivescovo dunque porterà la croce per le vie di Chieti in solitaria con questa delegazione, abbiamo detto, del Sacro Monte dei Morti, e si arriverà alla Trinità. E questo il percorso, brevissimo, saranno 700-800 metri, non di più. Non ci sarà né coro né orchestra, ovviamente, perché sono arcivescovo, come abbiamo già detto, solo quelle persone, però ci sarà un sottofondo del miserere.